Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui a portarvi un nuovo squad builder. Stavolta si tratta di una squadra full europea. Quindi campionato europeo completo, modulo 4-1-2-1-2. Mi sono trovato bene, la squadra è molto molto buona rispetto appunto ai giocatori che ho trovato nei vari pacchetti. Se sentite che c'è un po' la voce un po' strana, è perché praticamente ho appena finito di bestemmiare giù un sacco di roba perché... Cazzo, continuo a subire un botto di momentum e soprattutto con questa squadra ne ho subito un casino. Vabbè, non sto a parlare di questo. Praticamente ho tirato giù il paradiso in questa serata e ho visto persino un angelo cadere, talmente gliene ho dette, e penso che tra poco cadrà anche Dio perché veramente manca poco, talmente... Vabbè, chi se ne frega. Partiamo subito con la squadra e parliamo... Intanto metto Confederazione Europa. Portiere Adler. Adler che in queste ultime partite, a dire la verità, mi ha un po' deluso rispetto alle prime partite che avevo fatto con lui, perché delle volte fa veramente cazzate. Oppure delle volte che arrivano dei tiri anche abbastanza facili, le manca le palle, non le para, quindi boh. Cioè, c'ho anche Sirigu, mi sono trovato abbastanza bene anche con lui, quindi boh, non so. Comunque se voi avete Neuer mettete lui o Casilla se non avete problemi. Andiamo con il terzino destro, si tratta di Kyle Walker. Walker è un buon terzino, anzi uno dei migliori secondo me, perché oltre a essere velocissimo ha anche un buon valore di difesa e soprattutto di colpo di testa, che per un terzino è veramente importante. Purtroppo ma pecca un po' nel passaggio, però vabbè ci sta, tanto per un terzino, io non, anzi sinceramente non faccio mai cross con lui, anche se comunque ho fatto due assist. Andiamo col difensore centrale. Di destra e abbiamo Pepe. Pepe che è un buon centrale, molto solido, velocità giusta, work rate ottimo. Quindi sì, no, è un buon giocatore, quindi ve lo consiglio. Mentre l'altro difensore centrale, se non ricordo male, è Iñigo Martínez, un giocatore molto simile, però dotato di una velocità maggiore, ma purtroppo in colpo di testa, è sotto l'80, quindi fa un po' di fatica delle volte, comunque con una chemistry style. Risolvete tutto, io non so perché non le metto, mi dimentico sempre di mettere le chemistry style, comunque io gli metterei un bel sentinella, Iñigo Martínez, vado sul sicuro. Andiamo con il terzino sinistro che si tratta di Evra. Ho dei terzini anche più veloci di Evra, ma ho voluto tenere lui perché non ha una velocità bassissima, ha un buon passaggio, un buon valore di colpo di testa, c'è cioè un buon valore di difesa, ma soprattutto un buon valore di colpo di testa. Purtroppo ha due stelle piede debole, come del resto anche Walker. Infatti peccano un po' in quello i due terzini, per il resto è un buon giocatore, abbastanza solido, quindi ci sta. Andiamo con il giocatore che mi ha più sorpreso di tutti, si tratta di Marouane Fellaini, veramente questo giocatore è un muro, perché qualsiasi pallone di testa alto, basso, le prende tutte, anche involontariamente, ma le prende, ve lo assicuro. Purtroppo il controllo di palla e la velocità non è dei migliori, ma anche il tiro non è il massimo, come il dribbling, però davanti alla difesa piazzatelo lì, ve le prende tutte, garantito. Andiamo con l'esterno di destra, si tratta di Sydney Sam, che ha il nome di una città australiana, ma lui è un tedesco, un bel cruccone, che proprio, non sembra proprio un crucco, però vabbè. È un buon giocatore con 4 stelle abilità, non è così convincente, almeno... Quando ce l'avevano gli avversari mi faceva sempre i numeri, quando lo uso io mica tanto, però forse sono io il problema. Comunque sì, è una scheggia, anche un buon tiro, un buon long shot, è un buon passaggio, quindi ci sta. Andiamo con l'esterno di sinistra, si tratta di Podolski, ma ci sono tanti altri giocatori da mettere, però ho voluto mettere Podolski anche se purtroppo ha due stelle piede debole, però ha un sinistro che è un cannone, cioè proprio partono dei razzi. Quindi sì, è un buon giocatore, è anche molto veloce. E se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata, ma ha anche una buona forza fisica. Purtroppo ha solo 3 stelle abilità, questo lo pecca un po', però comunque sia si riesce a giocare davvero molto bene, anche per il suo work rate è sempre in avanti. Andiamo con il COC, si tratta di Wayne Rooney che come ricordate è stato trovato nel pack opening proprio pochi giorni fa. Wayne Rooney. L'unica pecca di questo giocatore è forse il suo work rate alto di difesa, però per il resto è un giocatore veramente molto buono, dotato di un grande controllo palla, un tiro veramente eccellente, vedrete un gol veramente molto bello, un long shot in queste clip, nel clip dopo questo video, sapete tutti che fare long shot in questa modalità è arduo e quindi sì, ci sono rimasto abbastanza contento. Andiamo con l'attacco, l'attaccante di destra
Se si muove sto cazzo di gioco. No, non è Benteke, ho sbagliato. Comunque un suo simile, cioè Lukaku. Lukaku, ho scelto lui al posto di Benteke perché ha un work rate alto d'attacco e mi serviva uno così. Va bene anche Benteke comunque. È buono, 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 perché veramente non lo sposti. Vabbè, a me sì, mi spostano, però se lo usa un altro non lo spostano. A me spostano perché io sono una pippa a usare la forza fisica. E quindi vabbè, comunque è un buon finalizzatore, di testa le prende praticamente tutte, poi ha anche una buona velocità, quindi ci sta. Andiamo con un altro buon giocatore, anzi un ottimo giocatore di questo gioco, è Balotelli, che ha un work rate pessimo, cioè basso basso, basso basso cosa vuol dire? Che lui è un albero, sta fermo nel campo e non si muove, invece no, non si sente, anzi gli hanno aumentato anche le stelle abilità a 4, quindi pollice in Super Mario, mi ha fatto tanti gol, usato sia prima punta, cioè unica punta, che in attacco a 2, comunque si comporta sempre bene, un ottimo giocatore. Sia di testa che palla a terra, purtroppo pecca un po' di velocità, cioè l'hanno un po' downgradato. Però comunque sì, è forte lo stesso, state tranquilli. Comunque la squadra era questa, provatela se avete i giocatori o comunque rimpiazzateli con qualche giocatore simile, perché veramente merita, è divertente da utilizzare. Certo subite un po' il momentum, dopo un po' spaccate tutto, è tipo me che ho spaccato una sedia prima, però vabbè. Adesso raga vi lascio le clip, io vi invito a lasciare un bel mi piace, a 300 mi piace, se raggiungiamo i 300 mi piace, il prossimo Squad Builder che uscirà sarà una full africana veramente OP come il cacciucco, come dico sempre. Ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate un commento, fatemi vedere le vostre squadre, eccetera eccetera, consigliatemi altri giocatori magari da provare nei ruoli qui da coprire, eccetera eccetera. Iscrivetevi appunto al canale, alla pagina Facebook, tutti i link li trovate in descrizione. Ora vi lascio le clip, noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!